avec les chèvres ou avec les brebis. Perché sono un animale più semplice da gestire rispetto a un bovino. Sono un allevatore di capri. Razza caprina valdostana. E questo formaggio diventa una crema, insomma. Puntare sulle capre che si adattano più a questo tipo di pascolo. Il ritorno dello Icaprino in Valle d'Aosta. Sogni, energie e speranze. Buona visione. Come on doit choisir les futurs boucs? Alors là, c'est la chose la plus importante de l'élevage. Alors on doit déjà, quand ils sont petits cabris, choisir quelle c'est la maman qui est la plus belle morphologiquement, quelle est la plus belle comme mamelle, et après, pour troisième, même quelle est la plus productrice en production du lait. Et après, la qualité du lait, ils vont nous faire les analyses pour choisir bien les cabris. Après 2-3 années, vous avez la même qualité. Alors, je conseille de faire des inséminations artificielles pour changer totalement le sang. Alors là, moi, je le fais chaque 2-3 ans. Et comme ça, j'ai amélioré beaucoup la qualité de mes chèvres. Papà, come nascono i capretti? Questo è il periodo dei parti, è un periodo molto impegnativo, forse anche il più impegnativo dell'anno. Bisogna prestare assistenza agli animali giorno e notte. Solitamente la capra partorisce da sola, però in molti casi bisogna anche prestare assistenza, soprattutto quando ci sono i parti distotici dove l'animale, dove il capretto si presenta mal posizionato. Se tutto nella norma, il capretto si presenta con la testa e con le due zampine in avanti, no? Solitamente le capre, quelle adulte, fanno due capretti, ci sono anche di quelle che ne fanno tre, ma nella norma due. Le primipare sono le capre che partoriscono per la prima volta, no? Quindi hanno un anno e partoriscono per la prima volta, quelle solitamente ne fanno uno le primipare, ma in casi eccezionali ne possono anche fare due. Nella mia azienda le primipare ne fanno quasi sempre due, quello dipende un po' dallo stato di evoluzione del fisico dell'animale al momento della prima monta. Solitamente la prima monta si fa quando l'animale raggiunge sui 36 kg minimi, ma se l'animale è bello sviluppato, che quindi al momento della prima monta ha molta più ovulazione e quindi sono più ovuli da poter essere fecondati, in quel caso si hanno anche due capretti. La prima visaglia del parto è quando la capra presenta posteriormente del muco, no? Che non è altro che il tappo dell'utero. E dopo qualche ora si presenta un piccolo sacchettino, che è la borsa delle acque, che contiene all'interno del liquido che favorisce la dilatazione del canale del parto. Ce ne due, vedi? Dopodiché solitamente si presenta il capretto con le due zampine e la testa, se tutto nella norma. E in quel caso si lascia la capra da sola, che ha le sue contrazioni, e quindi nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, il capretto nasce. Però può capitare molti inconvenienti, magari a volte c'è solo una zampina e la testa, o magari solo la testa, e in quei casi bisogna intervenire mettendo mano e andando a recuperare le zampe che non si presentano, no? Questi sono i parti più facili. Quelli più difficili sono quando il capretto, al contrario, che si presenta con le zampe posteriori, e magari c'è il gemello che presenta la testa. In quel caso bisogna andare a capire la posizione degli animali, le zampe di quale capretto sono, e quindi andare a tirarne fuori prima uno e poi l'altro. Che in teoria, detta così, è molto facile. In pratica non è proprio così, perché anche lì è tutta una questione di esperienza, no? Eccoci, una volta che lì lo tiri fuori e voilà, si pulisce subito il muso, il naso, poi glielo fai leccare, dai, questo è un maschio. Sento già i piedi dell'altro. Li leccano subito per non lasciare l'odore nell'ambiente, no? In modo che non arrivi il predatore. Infatti anche che quando fanno poi la placenta, se tu non sei qua che gliela togli, loro la mangiano. La prima cosa da fare appena il capretto è nato è da pulirgli subito il viso, soprattutto le vie respiratorie, la bocca e il naso, in modo che lui possa cominciare a respirare autonomamente.
e dopo si asciuga il capretto e nel mio caso io li separo subito alla nascita dalle madri e le porto in un altro, in un'altra stalla, un altro ricovero che è sicuramente più caldo della stalla da, dove siamo adesso e anche più, più asciutto dal punto di vista dell'umidità. E in quel caso li mettiamo in una sorta di culla con la lampada ad infrarossi che, in modo che lui possa asciugare nel minor tempo possibile. E dopodiché si munge un po' la capra e gli somministra il colostro. Colostro della mamma, ovviamente. Ci sono dei casi estremi in cui la mamma non ha subito il latte appena il capretto nasce, per cui lì si può ricorrere a due sistemi. O si acquista il colostro artificiale, che però ha dei costi esorbitanti, se no uno dopo che ha un po' di esperienza, solitamente quando c'è una capra che partorisce da molto colostro, una parte si tiene da parte e lo si congela. Quindi al momento che ne hai bisogno lo tiri fuori dal congelatore, lo scongeli e lo somministra al capretto, che è sicuramente la cosa migliore e la cosa che costa meno. E anche dal punto di vista nutritivo e degli anticorpi è la cosa migliore, perché il colostro che compri, quello artificiale, è liofilizzato. Sicuramente andrà bene, però se si possono fare le cose in modo naturale sempre, sempre meglio. Après que j'enlève le cabri de la maman, la première chose que je fais, c'est de lui mettre une identification. J'ai des auriculaires, qu'on appelle ça auriculaires de la ferme, que je vais faire un trou à l'oreille. Au centre de l'oreille, il n'y a pas de veine. Et tout de suite, je lui mets deux auriculaires, un pour chaque oreille. Au moins que quand on va lui mettre après l'auriculaire officiel, les trous sont déjà faits, on enlève celui-là de la ferme et l'animal ne va pas avoir des problèmes. Mais ça, il faut le faire tout de suite parce que si on mélange des dizaines de cabris ensemble, après on n'est plus sûr quelle c'est la mère. Alors j'ai un papier où je marque le numéro du père, le numéro de la mère, la date de naissance et puis le numéro de l'auriculaire de la ferme que je le mets. Comme ça, je suis sûr, parce que moi, des fois, j'ai une vingtaine de cabris qui vont naître dans la journée. Si je ne le fais pas tout de suite, j'aurai du mal après à savoir quelle c'est la mère. La battaglia delle capre. In Valle d'Aosta c'è questa tradizionale, ormai ventennale battaglia delle capre, dove si mettono a confronto solo i soggetti femmine. Cosa succede? Animali da gregge, bisogna tirar fuori il capo. Il capo come si fa? Nel loro metodo, si scornano. Nello scontro a eliminazione diretta dei due animali messi a confronto, che assolutamente non è né cruento e né violento, anzi sono gli animali che fanno. Tante volte non avviene neanche, perché se un animale riconosce che l'altro è superiore non c'è neanche il contatto. Quindi divise per categorie noi creiamo questi sorteggi e nel pomeriggio inizia, insomma, questa giornata, dove alla fine si incoronano le quattro regine. Cioè, essendo una cosa di tradizione, è anche un momento di convivialità tra gli allevatori, dove tutti insieme è un'occasione per trovarsi, fare quattro chiacchiere, scambiare un attimo di opinioni e intanto portare avanti anche una tradizione di questo tipo. Le chèvres et les moutons sono le animaux les plus antiques qu'on connaît, qui ont été domestiqués par l'homme. On a des traces dans le golfe du Persique, en Extrême-Orient, là où les habitants mangeaient volontiers de la viande de ces deux animaux et du lait aussi. Ils servaient aussi comme offrande pour leurs dieux, leurs rites qu'ils faisaient. Et dans les écrits religieux, on les retrouve déjà depuis 8000 ans, plus ou moins. En Valle d'Aoste, le système valdôtain, qui est constitué, le cheptel est constitué surtout de bovins, mais aussi de chèvres et de moutons. On a environ 226 élevages de moutons avec 2315 bêtes. Au contraire, environ 352 élevages de chèvres avec 4463. Donc, contre 36 000 environ bovins qu'on a sur notre territoire. Ces animaux-là pratiquent l'alpage pendant l'été, en général depuis le mois de mai
jusqu'au mois de octobre, novembre, des fois la descente est tardive. Et avec nos animaux valdôtains, il y a aussi des animaux qui proviennent de hors de la Vallée d'Aoste. Environ 10 000 têtes de bétail qui arrivent, surtout des moutons qui viennent du Piémont en général. Les races qui sont élevées sont surtout pour les moutons, la race Rosset, donc une race ancienne qu'on connaît partout, était une race en voie de disparition qu'on est en train de récupérer. Puis quand même, on a des races différentes comme la race Sarde, la race Suffolk, l'île de France, la Lacone, et voilà. Au contraire, les chèvres, on a la Valdôtaine, on a la Camosciata delle Alpi, la Sanen, qui est surtout pour produire du lait, qui est une chèvre blanche. Et on a la Biellese, on a la race commune des Alpes, on a la Valaisanne, la Maltese. Donc les gens, ils ont voulu élever différentes races et essayer aussi pour notre territoire différentes races pour des questions différentes, si c'est par curiosité, alors que les numéros sont très petits, sont très réduits pour notre réalité. Sono Mauro Ruffier, sono il dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Valle d'Aosta e mi occupo di sanità pubblica e sanità pubblica veterinaria. Che cosa differenzia la sanità pubblica veterinaria dalla sanità privata? La sanità pubblica veterinaria si occupa di tutto quello che è di interesse pubblico e quindi si occupa di tutelare la salute umana e animale nello stesso tempo. Come interagisce la sanità pubblica veterinaria sul comparto ovicaprino? Intanto in questi anni il settore ha avuto uno sviluppo abbastanza consistente. Siamo partiti da un patrimonio di circa 60 allevamenti nel 2000, siamo negli anni 2017 a un patrimonio di 500 allevamenti per un totale di circa 7.000 capi. Importante soprattutto per questa specie che pascola in pendii particolarmente ripidi e quindi consente la pulizia e il mantenimento del territorio. Allora, il gruppo Valle d'Aosta, da quest'anno noi stiamo effettuando come corpo forestale della Valle d'Aosta appunto una serie di rilevamenti su dei transetti su tutto il territorio regionale che ci consentono di andare proprio a determinare in maniera più precisa il numero di esemplari presenti nella nostra regione. Nei transetti vengono rilevate sia le tracce di lupo sia l'eventuale presenza di escrementi oppure in certi casi di eventuali predazioni. Sulla base di questi dati possiamo dire che accertati in Valle d'Aosta abbiamo un numero di esemplari intorno alla quindicina, insomma, poi è chiaro che non è che si tratti di un censimento preciso, ma sostanzialmente possiamo parlare di questo numero, poi è chiaro che il dato andrebbe un attimino ulteriormente affinato, però ovviamente i numeri e l'entità sono questi. Sostanzialmente dal 2013 che abbiamo rilevato la presenza ormai del lupo nella nostra regione in maniera stabile. In passato, nel 2006, c'erano stati degli avvistamenti, ma poi per anni non si era più trovato traccia della loro presenza. Si tratta di un'espansione naturale, nel senso che il lupo è tornato da noi sulla base di un'espansione che naturalmente sta procedendo, anzi ormai è già più che attestata, dagli Appennini attraverso l'Alpi Marittime ed è arrivata fino a noi. Interessa in realtà tutto l'arco alpino. Nell'inverno 2014-2015 erano stati rilevati la presenza di almeno 130-150 esemplari nell'arco alpino italiano, quindi si tratta di una presenza ormai importante, insomma, che da un lato testimonia una buona qualità di quelle che sono i nostri ambienti naturali, i nostri ambienti alpini, dall'altro chiaramente può rappresentare anche un problema che deve essere gestito. È chiaro che quando parliamo di lupo facciamo riferimento a qualche cosa che si porta dietro, delle paure ataviche. In realtà così non dovrebbe essere, ma è chiaro che il lupo rappresenta una risorsa dal punto di vista ambientale, sicuramente una componente importante dei nostri ecosistemi, perché è una presenza che consente di regolare le popolazioni in maniera naturale, ma d'altro canto ci sono dei problemi nei confronti chiaramente per esempio degli allevatori che hanno delle giuste e legittime aspirazioni chiaramente nel condurre la propria attività nella maniera migliore. Su questo credo che sia importante appunto trovare una sintesi tra queste due esigenze in modo che vi sia una convivenza che sia soddisfacente per tutte le parti che sono interessate per quanto riguarda l'argomento lupo.
E gli allevatori cosa ne pensano? Per quanto riguarda la questione lupo, a me non mi ha mai toccato personalmente perché non ho mai avuto problemi con il lupo. Però mi ha portato a fare delle scelte per cui non mando più le capre in montagna da sole, in punta, come si faceva una volta. Cioè si andava su una volta, anche una volta al mese o una volta a settimana, quando si poteva, a controllare che stessero tutte bene. E invece adesso non puoi più, perché magari ti trovi un gregge dimezzato. Adesso invece si cerca di tenerle in posti in cui si possano ricoverare la sera o anche due volte al giorno, in modo da evitare il contatto col lupo, diciamo. Il ritorno del lupo in Valle d'Aosta ha creato sicuramente delle problematiche, soprattutto nel settore dell'allevamento ovicaprino. Questo perché le predazioni che ci sono state e che oltre ai selvatici riguardano anche casi di ovini e caprini sono vissuti dagli allevatori sicuramente in modo non piacevole. Prima di tutto emotivamente, perché una predazione è sicuramente qualcosa di importante, e poi anche per l'organizzazione delle aziende valdostane. Al di là dei numeri delle predazioni, in Valle d'Aosta il settore ovicaprino non era più abituato alla presenza di un predatore e dunque devono essere sicuramente messe in piedi delle differenze nella modalità di conduzione delle nostre greggi. A questo proposito, come amministrazione abbiamo un sistema di risarcimento dei danni provocati dal predatore e poi anche un sistema che sarà formalizzato nel PSR di prevenzione di questi danni attraverso misure di contribuzione per l'acquisto e la posa di recinzioni, fino anche che di acquisto dei cani da guardiania, oltre alla possibilità di avere anche un'assistenza tecnica. È indubbio che il settore dovrà essere supportato anche da una divulgazione in quelle che possono essere delle buone prassi nella gestione delle gregge, al fine di permettere una convivenza tra il ritorno del predatore e l'allevamento tradizionale delle nostre Alpi. Negli ultimi anni si è presentato qui in Valle d'Aosta, come penso in tutto l'arco alpino, il problema del lupo. Dal mio punto di vista non sono molto d'accordo, diciamo, perché un allevatore di capre e pecore non va molto a nozze con questi animali. Il grosso problema, secondo me, è che il lupo non ha predatori naturali. L'unico predatore sarebbe l'uomo, ma sappiamo bene che è proibito e vietato cacciarlo. Il futuro per quanto riguarda il lupo io lo vedo abbastanza critico, perché negli ultimi anni l'incremento è stato, si può quasi dire, esponenziale. Penso che neanche i tecnici regionali sanno bene quanti animali siano presenti sul territorio valdostano. Quindi nel futuro vedo la pratica dell'alpeggio un po' in difficoltà. Vediamo già in questo periodo che chi gestisce gli animali in alpeggio ha sempre delle mancanze durante l'anno ed è quasi sempre riconducibile all'attacco o di lupi o anche qualche volta di cani randagio, ma prevalentemente di lupi. Io sono dell'idea che se i nostri anziani l'avevano eliminato, forse un motivo c'era. Forse una volta l'allevamento era più legato a un fatto di sostentamento, quindi se avevi una perdita dovuta all'attacco di un lupo era veramente un danno per la famiglia. Moi, j'ai assisté une fois à la chasse d'un chien avec des chevreuils. Et j'ai vu que c'est une compétition pas léale, parce que le chevreuil, il était tout caché dans la neige, et le chien, il était avantagé parce qu'il suivait la trace du chevreuil. Alors j'ai dit, ça, c'est pas juste. Alors la guerre doit toujours être à armes pares. Je pense qu'il faudrait être intelligent de dire que si on a une ambiance avec des ungulati, avec des chevreuils, des chamois, des bouquetins, tous ces animaux que le tourisme il les voit, il faudrait conserver bien ça et pas penser au loup. Parce que les touristes, ils ne vont pas le voir le loup, il va se cacher. Alors ce n'est pas une attractive touristique. Je sais que dans la Vallée d'Aoste, c'est habitude de demander les chèvres et surtout les brebis dans la montagne. Et ça, c'est une tradition. Et les brebis restent très bien là dans la montagne, toutes seules. C'est normal que s'ils vont avoir l'invasion des loups, ça sera plus possible.
sono sicuramente le misure di biosicurezza esterna, quelle misure atte ad evitare l'introduzione di queste malattie, anche perché abbiamo tutta una serie di fenomeni, vedi l'introduzione dei capi per l'alpeggio da regioni confinanti che potrebbero essere un rischio per l'introduzione di queste malattie. A fronte di questa introduzione vi sono dei controlli pre-movimentazione seguiti da un'autorizzazione da parte del servizio veterinario pubblico e dei controlli a livello locale. Tra le misure che abbiamo introdotto nel 2017, ad esempio, proprio che vanno nel senso della biosicurezza esterna, è l'introduzione della quarantena per i capi acquistati dall'esterno, cioè l'obbligo che questi capi vengano tenuti in isolamento per un po' di tempo, controllati, e poi solo a seguito di questi controlli introdotti nell'allevamento di destinazione. Tutti i controlli che vengono effettuati sono evidentemente a tutela della salute umana, ma anche animale. Altri controlli che vengono effettuati nel settore sono i controlli sul benessere animale, e quindi qui si interviene nei locali di stabulazione. I controlli vanno a verificare che gli ambienti, l'aerazione, l'illuminazione, gli spazi siano adeguati per la specie, requisiti che sono necessari per attivare un allevamento. E quindi, quando io avessi l'intenzione di aprire un allevamento, devo fare richiesta al servizio veterinario dell'ASL, che poi interviene, va a verificare se questi requisiti minimi ci sono e autorizza l'allevamento. Questa è l'ana, come vedete, è ripieno di un cuscino. Questa è pura lana vergine 100% rosé della Valle d'Aosta, tutta di pecore in via di estinzione. Questa invece è una trapunta, sempre fatta con la lana rosé 100% Valle d'Aosta. Sono prodotti nuovi, proprio una cosa freschissima, quindi in commercio non ci sono ancora tanto, non ho ancora creato la filiera per poterle rivendere, ma a breve spero di avere un po' di successo, che le cose vadano. È un prodotto alternativo, naturale, tutto a base di lana, non trattata chimicamente, insomma tutte le cose che per fare un buon prodotto. Questo è il marchio Il Batuffolo, il nome che abbiamo dato alla nostra azienda per produzione di queste cosine qua, sempre azienda agricola. E questo è il marchio Arev, che è il marchio di certificazione della lana rosé di pecore in via di estinzione, che loro garantiscono la tracciabilità e tutto quanto, che insomma che sia vera lana rosé 100%, perché contano tante pecore, tanta lana, quindi uno deve stare in quelle cose lì, via. La lana è molto calda, difatti alla trapunta non viene molto spessa, cioè vederla sembra molto fine, perché la lana ha un grosso potere calorico. Poi un altro beneficio è che durante la notte noi sudiamo, la lana riesce ad assorbire il 30% del suo peso di umidità, il quale che durante la notte mentre dormiamo lei assorbe tutta l'umidità prodotta dal nostro corpo, e durante la giornata lei la rilascia, trovando di nuovo la sera pronta a riassorbire l'umidità del nostro corpo mentre dormiamo, stendoci sempre belli asciutti. L'associazione è nata circa 18 anni fa per la salvaguardia e il recupero delle nostre razze autoctone, che sono l'ovino rosé e la capra, che è la razza valdostana. Facciamo controlli funzionali, quindi pesatura del latte e la gestione dei libri e dei registri anagrafici. Come associazione abbiamo due rassegne annuali. La prima si svolge il 1 maggio, dove selezioniamo e premiamo i migliori soggetti lattiferi, Sanem e Camosciati. Mentre l'altra, che si svolge in autunno, è per le razze autoctone, quindi sia per gli ovini che per i caprini. E qui scegliamo i soggetti migliori in base all'età, per la morfologia, e in più abbiamo anche i maschi, poi per quanto riguarda i riproduttori che saranno poi usati durante l'anno. Io sono dell'opinione che comunque gli animali, il mio lavoro è questo, però gli animali mantenuti bene il più possibile, perché poi ti danno veramente tanto, e finché sono in vita, diciamo, bisogna starci dietro e curarli e volergli proprio bene. Questo è un lavoro che si fa proprio solo per passione, perché comunque economicamente non ne vale più la pena, è proprio la passione per gli animali che uno ha. Alla prossima volta!